Se poi non devi scrivere nulla, no, neanche il posso. Commento, no, una radiocronaca di 90 minuti non la devi scrivere. No. Francesco Repice ha appena terminato la radiocronaca di Parma-Milan, terminata con il classico risultato all'inglese, cito le tue parole, 2-0 ovviamente per i rossoneri, in una partita in cui abbiamo sentito anche Antonio Monaco che ha fatto la cronaca con te, la fase di commento. Il Parma non ha niente da recriminarsi, è un Milan veramente tanto tanto forte dunque. C'è stata troppa differenza tra le due squadre, il Milan è una formazione di calatura superiore, ma non solo rispetto al Parma, io credo rispetto a tutte le squadre italiane. Il Milan, nonostante le tantissime assenze, è riuscito proprio grazie alla classe dei suoi giocatori più rappresentativi a far sua la partita, un calcio di rigore, un'azione in solitaria, ma anche a tante altre opportunità. In queste fasi della stagione in cui sono importanti appunto i nervi saldi, la capacità di gestire le situazioni più complicate, ritornano uomini importanti. Cito Massimiliano Ambrosini perché forse è poco citato dagli altri, ma secondo me importantissimo vista l'assenza di Van Bommel adesso per Massimiliano Allegri. E a proposito di ritorni, c'è stato nel finale anche quello di Gattuso. Sì, Gattuso, e questa è una bellissima notizia per tutti, perché insomma questo ragazzo non si è mai risparmiato, ha sempre dato tutto alla maglia del Milan come quello della nazionale, ha vinto un campionato del mondo, è stato protagonista di mille e mille battaglie, ci ha esaltato con il suo comportamento, con la sua voglia, con la sua determinazione, ed è giusto che il campionato di calcio ritrovi un personaggio molto positivo come Rino Gattuso. Oggi avete abbandonato tu e Antonio Monaco la cabina nella quale ci troviamo adesso, avete voluto forse vivere l'atmosfera del Tardini fuori o... No, credo che sia stato, a parte il fatto che l'atmosfera del Tardini è sempre molto emozionante, è per un fatto di comodità, visto che il collega Stefano Buganelli organizzava in regia, aveva poco spazio a disposizione nella l'angusta cabina del Tardini, abbiamo preferito stazionare e pochi centimetri oltre, comunque all'aperto, si fa per dire, in tribuna coperta, e raccontare la partita da lì, comunque sempre una bellissima esperienza. Ah, no, pensavo che fosse un tuo letto, anche perché abbiamo visto l'ultima volta che l'abbiamo intervistato, eravamo sempre fuori cabina, fuori dal vetro di protezione. Beh, insomma, a parte, sì, a parte la riottosità di qualche tifoso, non si sa come è arrivato in tribuna stampa, ah, che sbatte i pugni sui tavoli, fa saltare le luci, si agita un po' troppo, a parte quello che comunque voglio dire, ma cosa dici? Stasera sì. Ah, sì. Allora, a parte quello, ma insomma tutto molto bene, come al solito Parma è uno stadio civilissimo dove si racconta benissimo la partita. Non ce l'avevano con voi come no, hai no, 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 non c'era nessuno con noi, erano semplicemente gesti, dobbiamo così di partecipazione alla partita. Proprio perché eravate all'esterno, non sono riuscito oggi a documentare molto della vostra radiocronaca, quindi a questo punto ti chiedo di simularmi la radiocronaca dei due gol, se te li ricordi, magari senza metterci tutta l'enfasi della diretta, però... Guarda, ti dico soltanto che ricordo Zlatan Ibrovic che è andato a calciare quel calcio di rigore col piatto destro, bellissimo, fintando di incrociare, invece mettendo il pallone sul primo palo, quello alla sinistra, di Mirante. Ti racconto soltanto e ti dico che ho definito il gol di Urbi Emanuelson in chiave di assolo, ha disegnato una splendida sinfonia, siamo a Parma, c'è il Teatro Reggio, ho voluto in qualche modo rendere omaggio anche alla grande cultura musicale di questa meravigliosa città. Sarebbe una degna conclusione di registrazione dell'intervista, però a questo punto volevo chiederti anche un commento proprio sul Parma, per sapere come lo vedi, a che punto è, perché la posizione di classifica inizia a essere... Sì, ma più... perché direi che il Lecce sta ritornando in maniera importante, perché sotto la guida di Cosmi la squadra del Salentina sta ritrovando motivazioni, voglia, rabbia, quelle doti che servono per rimanere in Serie A. Il Parma però ha dalla sua, oltre che giocatori di caratura superiore dal punto di vista tecnico secondo me rispetto alle concorrenti, un grande allenatore. Un grande allenatore è una persona degnissima come Roberto Donadoni, che sicuramente terrà la squadra in Serie A. Tra l'altro l'ha sottolineato Antonio Monaco durante la diretta, assieme a te, il pubblico di San Siro, mi verrebbe da dire, insomma, quella porzione di San Siro arrivata al Tardini ha avuto un omaggio proprio per Donadoni. Ha avuto un omaggio per Donadoni, si è messa a intonare un coro per José Mourinho, non so per quale ragione, sinceramente, non so se era uno spottò semplicemente perché José Mourinho è il rivale del Barcellona, almeno in campionato, speriamo non riesca ad esserlo in Coppa dei Campioni, speriamo che il Milan riesca a passare il difficilissimo turno che lo vede opporsi alla squadra di Josep Guardiola, però certo, il pubblico del Milan, i tifosi del Milan non possono
scordare, dimenticare quello che Roberto Nodadoni ha dato la maglia allo Stonia. Stiamo parlando di un giocatore dalla levatura tecnica importantissima, tra i primi al mondo. Grazie Francesco. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie.